Il 28 giugno il Consiglio regionale si è riunito in una sessione straordinaria su richiesta dei gruppi di opposizione sul tema fondi europei per la montagna e macroregione alpina, quale futuro e opportunità per il Piemonte. Dopo ampio dibattito sono stati approvati all'unanimità due documenti, un ordine del giorno e una mozione per definire gli obiettivi e le scelte su cui orientare la costituzione della macroregione alpina. Abbiamo voluto evidenziare nel dibattito in aula che per noi parlare di macro regione alpina vuol dire parlare di un'Europa a geometria variabile, vuol dire il Piemonte che guarda a nord, vuol dire che ci sono delle aree omogenee che possono creare nuove identità all'interno dell'Europa e ridisegnare le cartine geografiche. Credo che questo sia il nocciolo e il cuore del ragionamento sulla macro regione alpina e il Piemonte in questo ragionamento è protagonista. Abbiamo richiesto questo Consiglio regionale perché crediamo che in questo momento, nel quale da una parte si ridisegna la collaborazione tra gli enti locali sul territorio e il futuro delle comunità montane, dall'altra parte l'Unione Europea riconosce nella montagna un soggetto di politiche in modo specifico e la nascita della macroregione alpina chiedevano e chiedono una gestione integrata per ridisegnare il futuro della montagna. L'approvazione degli ordini del giorno unitari credo sia un buon passo in questa direzione.